Martedì 25 luglio, ore 8:40. Ben ritrovati con il Buongiorno Bari, spazio dedicato interamente ai biancorossi. Un saluto da Nicolas Cariglia, in collegamento come al solito da Rocca Raso, Cristian Siciliani. Buongiorno Cristian. Ciao ciao Nicolas, buongiorno a te, un saluto a tutti i tifosi biancorossi. Con noi c'è oggi anche Antonello Raimondo, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Ciao Antonello, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora Cristian, purtroppo è arrivata la lettera d'addio di Elia Caprile, c'è l'ufficialità del passaggio al Napoli e anche del passaggio all'Empoli. Una lettera che stiamo anche vedendo adesso, è abbastanza emozionante. Beh sì, l'epilogo che ci si aspettava dopo che Caprile aveva di fatto poi manifestato la volontà di giocare nella massima serie. Le cifre dell'affare, Nicolas, perché a quanto ci risulta il Bari va ceduto al Napoli, anche se poi la proprietà della Spezia può anche far un po' sorridere questa cosa, però i soldi finiscono poi di fatto nelle casse del Bari per una cifra tra i 6 e i 7 milioni di euro. Poi chiaramente c'è una percentuale tra il 20 e il 25% da dare al Leeds, l'ex squadra di Elia Caprile. Soldi che inevitabilmente ora il Bari deve reinvestire sul mercato. A quanto ci risulta non c'erano comunque offerte superiori per il cartellino di Caprile da parte di altre squadre. Caprile voleva andare via, è stata fatta questa operazione con il Napoli, però ora c'è liquidità per chiudere i primi colpi di questo mercato e bisogna farlo in fretta perché le pedine che mancano sono tante. Antonello, ti chiedo subito se secondo te 6/7 milioni per un portiere classe 2001 che diventa il portiere più giovane della Serie A, ma di gran lunga, cioè di 2 anni, perché l'altro è Marco Carnesecchi, che è un classe 99, se le cifre non siano un po' basse per quello che è il valore del ragazzo. Ma sicuramente sì, se guardiamo a tante quotazioni di giocatori normali, non solo di portieri, parliamo di un profilo di grandissimo livello, giovanissimo, però come diceva Cristian, quando hai la stessa proprietà, va incontro a questo tipo di inconvenienti. È anche difficile dire se non ci fossero altre offerte quando tu sai che il giocatore è di proprietà della Filmauro, ma non si avvicina a nessuno. Una volta che capisci che Napoli ha deciso di prenderlo, non c'è partita. Io credo che anche se avessero offerto 15 milioni, se Napoli decide di prenderlo, lo prende, perché è suo già in teoria. Quindi sono discorsi un po' figli della multiproprietà, che torno a dire non è una colpa di De Laurentiis, ma è una situazione da cui il Bari deve uscire il prima possibile, secondo me. 080-501-4668 il numero per intervenire in diretta. Cristian, c'è stata la conferma dell'amichevole annullata, quella di venerdì del 28 luglio contro la Juve Stabia. Sì Nicolas, per questioni di ordine pubblico non si disputerà questa amichevole venerdì alle 17 al Comunale di Rocca Raso, però il Bari sta lavorando per non cambiare il programma. Ce ne sarà un'altra amichevole, sempre venerdì, sempre alle 17:30, sempre qui a Rocca Raso. Oggi cercheremo un po' di capire anche l'avversario del Bari, però di fatto per una questione di ordine pubblico le tifoserie sarebbero venute inevitabilmente a contatto qui a Rocca Raso, si è preferito non correre dei rischi. Abbiamo una prima telefonata, buongiorno. Buongiorno, senta, io se sente che stanno vendendo Caprile, tutti, ma scusa, e questi folli che devono fare l'abbonamento, e questi devono vendere invece di comprare, e questi devono andare in Serie A, e andiamo a fare l'abbonamento, che va a fare l'abbonamento, grazie, buona giornata. È partito questo discorso del nostro ascoltatore, poi alla fine è arrivata la rabbia, Cristian, Antonello, è arrivato un mavattin, ma questi sono soldi, come diceva Cristian, Antonello, che adesso il Bari deve reinvestire, lo ha detto anche De Laurentiis. C'è stata questa cessione, adesso però si va forte sul mercato per rinforzare la squadra, Antonello. Beh, sicuramente una parte sì, De Laurentiis ha spiegato più che sul mercato, o meglio anche, sarebbero finiti nelle casse del Bari, cioè nel senso non sarebbero finiti fuori, quindi comunque vanno a migliorare lo status del Bari, sì, rendono più forte la società e quindi comunque anche in grado di aggredire il mercato in maniera diversa. Ma è chiaro che queste situazioni fanno storcere un po' il muso, ci sta. L'importante è che il Bari riesca a costruire una squadra forte e competitiva come l'anno scorso, e poi vedrete che nessuno si ricorderà più né di Caprile, né di Kedira, né di Benedetti. L'importante però è che il Bari resti
altamente competitivo. Questo interessa al tifoso, il resto sono chiacchiere che se le porta via il vento. Cristian, leggendo anche velocemente il pezzo di Davide Lattanzi di quest'oggi sulla Gazzetta del Mezzogiorno, il cui titolo è Caprile va al Napoli, Bari è stato bello, nell'introduzione ci sono anche le parole di Menes, che ieri ha rilasciato una breve intervista ai canali ufficiali del Bari e dice: qui al Bari ci sono tutti i presupposti per una grande stagione. Non l'abbiamo ancora visto realmente all'opera Menes nelle amichevoli, ma come ha iniziato il calciatore francese? Lui che è arrivato da pochi giorni, a 36 anni, ci sono un po' di dubbi anche sulla condizione fisica, almeno stando a ciò che dicono i tifosi. Nicolas è iniziato con grande voglia, con grande determinazione. Ieri ne abbiamo parlato anche nel corso di gioco di squadra con il suo ex compagno alla regina Nicola Bellomo, però chiaramente è arrivato in ritardo, ha bisogno di mettersi al passo con i compagni. Ieri giornata di riposo per il gruppo, però lui ha lavorato in maniera individuale proprio per cercare di mettersi al passo con i compagni. Ha avuto un fastidio alla schiena che lo ha un po' penalizzato in questi primi giorni di ritiro, però sta lavorando sodo, e chissà che anche nella prossima amichevole di venerdì non si possa vedere qualche minuto di Jeremy Menez. Chiaramente non si vuol correre nessun rischio in questa fase di precampionato, proprio per avere Menez al meglio quando le partite inizieranno a contare davvero. Immagino anche da quella del 13 di agosto in Coppa Italia, nel debutto al San Nicola contro il Parma. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Ciao Nicola, un saluto ad Antonello e Cristian. Buongiorno. Volevo chiedere a Cristian, è vero che il Bari è forte su Florenzi? E poi, secondo me, se si vende che Dia, dovrebbero arrivare due attaccanti, perché Nasti non è una certezza e Schiedler è tutto da verificare. E poi se il Bari può cambiare modulo e con Moracchioli arrivare a prendere una alla destra, si fa il nome di Canotto. Okay, ciao. Grazie. Allora Cristian, andiamo per gradi. Ti risulta un interessamento del Bari per Florenzi, non Alessandro Florenzi del Milan, bensì Aldo Florenzi del Cosenza l'anno scorso? Sì, centrocampista del Cosenza, giovane, molto, molto bravo, un calciatore che piace, ha una valutazione intorno ai 2 milioni di euro, quindi una valutazione comunque alta per la Serie B. Però ripeto, in questo momento ci sono gli ingressi dei soldi della cessione di Lia Caprile, e quindi il Bari deve andare a chiudere qualche operazione anche importante, e chissà che il direttore sportivo Pulito non possa ripensare nuovamente a quel Valuti del Monza, perché poi di fatto Pisa, Cremonese, lo stesso Parma che si sono fiondate sul calciatore non hanno ancora chiuso l'affare per il trequartista, quindi vedremo se con questa maggiore liquidità Pulito non possa fare un nuovo tentativo. Oggi Pulito raggiungerà il ritiro di Roccaraso, proveremo magari anche a parlarne con lui, a capire se ci sono margini per un inserimento per Mattia Valuti, un nuovo inserimento sarebbe una nuova sorpresa rispetto poi a questa davvero telenovela Valuti. Florenzi in ogni caso è un profilo che piace, è un profilo attenzionato, però anche in questo caso bisogna un po' vedere quali sono poi le effettive intenzioni del direttore sportivo per quel ruolo lì. Cristian, la seconda domanda era legata al numero di attaccanti in arrivo nel caso in cui venisse ceduto Valid Khedira. Si parla di uno per uno, oppure si può pensare anche al doppio attaccante per Khedira? Ne arriveranno due, Nicolas, sicuramente ne arriveranno altri due. Per Dio si attende il via libera dal Monza, ma di fatto Pulito si fa forte di un accordo già raggiunto con il calciatore. Si parla di un accordo su base biennale, quindi ora si attende davvero il via libera per il Monza, con Dio che di fatto dovrebbe andare a ricoprire il vuoto lasciato da Khedira. Ma l'idea del direttore sportivo Pulito è quella poi di aggiungere un ulteriore tassello nel reparto offensivo, okay. Magari non subito, però con il passare dei giorni l'identikit potrebbe corrispondere più a una seconda punta capace anche di allargarsi sull'esterno, però staremo a vedere. Però altri due elementi lì in quella zona entreranno. Antonello, se così fosse, riallacciandoci anche a quella che è stata la terza domanda dell'ascoltatore, avremmo Nasti, Schiedler, Dio più una punta che può fare la punta ma è anche mobile, più Menes e Moracchioli che invece giocano larghi. È una dichiarazione di intenti: quest'anno magari andiamo ancora con le due punte, magari però giochiamo anche a tre in attacco, con quindi due giocatori larghi, anche per essere meno imprevedibili, o meglio più imprevedibili durante la stagione.
Credo che sia molto importante per un allenatore poter contare su giocatori in grado di ricoprire più ruoli, famosi calciatori duttili, quindi servono sei pedine, l'ideale sarebbe che fossero tutte pedine interscambiabili, o meglio le due prime punte, su quello non si può, diciamo, non puoi farne a meno, il resto devono essere giocatori in grado di giocare sia sulla fascia che magari sotto punta. Riallacciandomi un attimo al discorso di Florenzi, Cristian ovviamente ha detto non quello del Milan, io magari mi sbaglio io, ma continuo a leggere delle fantasie, delle, scusate il termine, masturbazioni intellettuali che parlano di Bonucci al Bari. Io francamente credo che questo sia offensivo delle intelligenze di chiunque se ne occupi, l'ho letto su qualche sito. Pensare che un giocatore, pur se a fine carriera, che guadagna 8 milioni di euro, possa scendere in B anche in una Bari che lui ama, mi sembra francamente un modo per prendere in giro se stessi e chi legge. Guarda Antonello, Cristian sta facendo no con la testa da 15 secondi. No, con Antonello mi fa sorridere, perché questo poi vuol dire davvero prendere in giro i tifosi, perché Bonucci prende un ingaggio spropositato, impossibile non solo per il Bari ma per buona parte di tante squadre d'Italia, quindi davvero è una cosa anche a me che ha fatto soprattutto sorridere. Ma ieri Cristian, ieri il procuratore ha fatto capire, credo che sia Lucci, che non solo il giocatore vuol rimanere, ma per potersi porre la questione di andare cerca club top, quindi altrimenti lui resta la Juve e cercherà di mettere in difficoltà Allegri. Quindi di che stiamo parlando? C'è Bonucci in Serie B, ma Bonucci non andrebbe nemmeno al Genoa, secondo me, per come lo conosco, anche come tipo ambizioso, un giocatore forte. Vabbè, dai, era per fare una mezza battuta. E anche per commentare le voci di mercato abbiamo un'altra telefonata. Buongiorno. Buongiorno, un saluto a tutti. Visto che si parla di prendere in giro i tifosi, io mi chiedo, siamo al 25 di luglio con probabilmente quasi un ritiro terminato. Mi chiedo che senso ha un ritiro del genere se mancano almeno 10 pedine probabilmente fondamentali al progetto del Bari. Inoltre Caprile viene ceduto al Napoli per 6-7 milioni di euro, visto che è sempre la Filmauro che ha spostato questi soldi, mi chiedo perché non farlo prima in modo tale da poter aggredire il mercato e arrivare in ritiro con una squadra, non dico completa, ma perlomeno con un senso. Grazie. Grazie a te. Cristian, domande lecite e proviamo un po' a commentarle. Sì, le dinamiche del mercato sono tante. A noi ora deve interessare che comunque ci sia stata questa cessione di Caprile e quei soldi, circa alla fine 5 milioni di euro, considerando la cifra da versare all'Ib, si siano subito reinvestiti sul mercato per completare nel migliore dei modi questa squadra. Diceva bene il nostro ascoltatore, chiaramente è un ritiro incompleto, il Bari è ancora un cantiere aperto, quindi Mignani non ha potuto lavorare nel modo migliore, perché i tasselli mancanti sono tanti, il portiere, la mezzala sinistra, il trequartista, l'attaccante, quindi è chiaro che sia un ritiro difficoltoso da questo punto di vista per il lavoro del tecnico del Bari, che poi deve per forza di cose accelerare poi l'inserimento di nuovi quando arriveranno, però devono arrivare, perché ora è il momento di stringere i tempi per delle trattative importanti. Antonello, proviamo un po' a schierarci sul discorso portiere, ritorniamo un po' su Caprile e poi parliamo anche di Brenno, il possibile sostituto di Caprile. Quanto è importante secondo te andare a sostituire Caprile con un investimento un po' più forte per un calciatore che può essere decisivo, oppure credi che il portiere vada bene anche un portiere affidabile, uno che non commette errori sulle 38 partite? No, io credo che, ho sempre pensato che fare follie per un portiere, insomma, non sia la cosa giusta. Okay. E credo anche che quando ci sono offerte importanti per un portiere, io, se devo scegliere se cedere un portiere o l'attaccante, cedo sempre il portiere. Questo non vuol dire che sto sminuendo il ruolo del numero uno, però credo che si possa trovare un buon portiere, magari inferiore a Caprile, ma un buon portiere affidabile, magari dirottare alcune risorse su ruoli che io ritengo più importanti. Io credo che attacco e centrocampo siano due reparti imprescindibili se sì, Puoi davvero provare a fare una stagione di alto livello. Cristian, sebbene Caprile quest'anno abbia portato almeno 4-5 punti pieni con le sue parate quest'anno, è difficile però trovare dei calciatori così. Che tipo è Brenno, il calciatore che Polito sta trattando?
Beh, siamo curiosi di vederlo. Al momento non possiamo che fidarci dell'intuizione del direttore sportivo Polito, soprattutto essendo stato lui un portiere. Oggi il procuratore di Brenno sarà in Italia, quindi si incontrerà con Polito per cercare finalmente di concludere questo affare, soprattutto questioni burocratiche legate anche al passaporto comunitario da parte del calciatore. Quindi si spera che le pratiche possano essere risolte in breve tempo per dare poi la possibilità a Brenno di raggiungere la squadra e di allenarsi finalmente con il gruppo. Un portiere brasiliano a 24 anni, di proprietà del Grêmio, però a questo punto davvero non possiamo che affidarci all'intuizione di Polito, perché noi di fatto abbiamo visto solo delle sue parate su alcuni video che circolano in rete, però io dal vivo sinceramente non l'ho mai visto e non posso esprimere un giudizio. La formula dovrebbe essere quella del prestito oneroso con diritto di riscatto, quindi comunque a quanto ci risulta a Polito piace tanto, soprattutto lo vede come un portiere di prospettiva, quindi un portiere che può crescere tanto e da un punto di vista tecnico, però anche poi come futuro patrimonio del club. Abbiamo forse l'ultima telefonata di quest'oggi. Buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Cristian da Bari. Ciao Cristian. Sentite, io volevo un consiglio da voi, perché giustamente siete esperti. Che ne pensate di De Rico, di farlo rimanere a Bari? Io ho visto le due amichevoli, non so, le due, le tre che ha fatto in Bari, e ha giocato così bene con quel giocatore che vinco anche a Bari l'anno scorso dal Brescia, non so come si chiama, Aliente, no, non mi ricordo il nome. Benali? Sì, Benali. Praticamente De Rico è un giocatore per me di far restare a Bari con Bellomo pure, e poi un altro attaccante io spero che il Bari prenda e ritorna a Bari sia Caputo. Con Caputo in Serie B penso che la Serie A la vediamo. Grazie mille. Antonello, commentiamole insieme queste due considerazioni. Io e Cristian settimana scorsa ci siamo espressi su De Rico. A me personalmente piacerebbe vederlo con la maglia del Bari, anche legata a quel gol a Catanzaro in Serie C, importantissimo. Per quanto riguarda l'attaccante Caputo, ecco, questa è una suggestione magari più realistica rispetto a quella di Leonardo Bonucci. Sì, diciamo su De Rico anche a me piace molto. È chiaro che però quando un giocatore fa fatica quasi sempre a tirar fuori il suo bagaglio in dubbio è sicuro che qualche problema c'è. Sì. Ora, se questi ritorni dopo che non si è trovato il feeling li vedo un po' pericolosi, ma a me il giocatore piace molto. Su Caputo è diverso il discorso, parliamo comunque di un giocatore che seppur abbia guadagnato molto, ma parliamo magari degli 800.000 euro, del milione nell'ultimo contratto, che magari un giocatore che con, che ne so, con 500.000 euro all'anno lo può riuscire a convincere, quindi avendo un'operazione più fattibile, non facile ma più fattibile, anche perché Caputo è partito proprio da qui, quindi sicuramente Ciccio è un giocatore che potrebbe dare anche lui imprevedibilità, sì. Perché è un giocatore che sa fare la prima punta, attacca molto bene la profondità, sa fare anche la seconda, è esperto, è molto legato al territorio, è un ragazzo serio, quindi Caputo sì, tutta la vita. E poi magari anche un conto in sospeso, essendoci lasciato neanche troppo bene con Bari. Cristian, ci stai facendo vedere l'hotel del Bari? C'è qualcosa che non riusciamo a vedere, se non un po' lontano? No, in realtà no, tra pochissimo inizierà la seduta di allenamento, quindi i primi calciatori stanno raggiungendo il campo, l'hotel Excelsior che ospita poi il Bari in questo ritiro a Roccaraso. Ieri ha raggiunto il ritiro anche il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, che immagino poi anche questa mattina assista a questa seduta del gruppo. Si è fermato in hotel per delle riunioni lavorative, non siamo riusciti a intercettarlo, proveremo a farlo nella giornata di oggi. Noi siamo in chiusura, io saluto e ringrazio come al solito Antonello Raimondo. Antonello, è sempre un piacere averti qui con noi. Ciao ragazzi, alla prossima, un abbraccio. Buona giornata. Cristian, veloce programma di quest'oggi per la squadra. Sì, Nicolas, doppia seduta al mattino alle 10, al pomeriggio alle 17, con il possibile arrivo in ritiro anche del direttore sportivo Ciro Polito. L'appuntamento a questa sera, gioco di squadra alle 20:30, poi sveleremo tra pochissimo sui nostri social chi sarà il calciatore del Bari nostro ospite, con chiaramente tutte le news di giornata e tutte le news per quanto riguarda il calciomercato.
come sempre, grande, grande Christian, ti sto seguendo, io vedo tutto quello che fai, spettacolo, un professionista incredibile. Ciao Christian, grazie per essere stato con noi quest'oggi, ci ritroviamo domattina insieme col Buongiorno Bari. Grazie, grazie Nicolas, buona giornata a tutti. Ringrazio come al solito per la regia di Telebari Federico Semplice e Alessandra Di Lalla, per la regia di Radio Bari Gianluigi Maggi, un saluto perché il Buongiorno Bari torna domani, ciao.